Esercizio del libro Romeni numero 45. Oggetto di 15 kg su un piano inclinato di 20 gradi. Forza orizzontale, tensione orizzontale di 200 N fa risalire l'oggetto lungo il piano inclinato con accelerazione 0,25 m al secondo quadrato. Qual è il coefficiente d'attrito fra corpo e piano inclinato? Si capisce che è l'attrito dinamico perché l'oggetto si muove. Infatti risale con un'accelerazione. Piano inclinato, questa è la forza orizzontale e questa è l'accelerazione inclinata lungo il piano. Potrebbe sembrare strano, ma non è in disaccordo con la legge del moto di Newton, perché questa non è la forza totale, è solo una delle tante forze che agiscono sull'oggetto. Se fosse la forza totale, non avrebbe senso, in meccanica classica, una forza totale in una certa direzione, qui orizzontale, e un'accelerazione in direzione diversa, non avrebbe senso. Ha senso perché questa forza non è la forza totale. Infatti agisce anche la forza peso, la forza di gravità e la forza d'attrito dinamico. Poi c'è anche la forza vincolare del piano, quindi sono almeno quattro forze, dobbiamo scomporle nelle loro componenti parallele al piano e perpendicolari al piano. Cominciamo a scomporre la forza da 200 N. Questa è la sua componente parallela, F parallelo, e quest'altra è la sua componente perpendicolare. La componente parallela, essendo il cateto adiacente all'angolo alfa da 20 gradi, si calcola ipotenusa, quindi F per il coseno dell'angolo, e fa 187,9 N. La componente perpendicolare, e si calcola l'ipotenusa F per il seno dell'angolo, perché è il cateto opposto all'angolo. E quindi fa 68,4 N, valore giustamente minore dell'altro, perché si vede che questa componente è più corta dell'altra. Poi andiamo a scomporre la forza peso, che siccome la massa è 15 kg, la forza peso è 147 N. Le sue due componenti valgono la forza peso parallela, si calcola con la forza peso per il seno di alfa, perché l'angolo alfa è opposto a questo cateto, forza peso parallela, e viene 50,3 N. La forza peso perpendicolare si calcola ipotenusa, quindi forza peso per il coseno, perché la componente perpendicolare è adiacente all'angolo alfa, e fa 138,1 N, giustamente un valore maggiore del precedente, perché come si vede dal disegno questa componente è più lunga dell'altra. Finora quindi noi abbiamo, lungo la direzione del piano inclinato, questa forza parallela da 187,9 N e quest'altra forza, la forza peso parallela, da 50,3 N che ho disegnato qua. Invece in direzione perpendicolare al piano abbiamo questa componente F perpendicolare da 68,4 N, questa, e quest'altra componente perpendicolare al piano, questa è della forza peso, da 138,1 N. Insieme queste due cercano di sfondare il piano. Allora il piano reagisce con la forza vincolare che è pari alla somma di queste due forze, come scritto qua. E come al solito la forza vincolare è sempre perpendicolare al piano. Infine c'è la forza d'attrito dinamico che va verso sinistra perché il movimento dell'oggetto è a risalire, quindi è verso destra. E quindi l'attrito, come gli studenti, fa sempre contrasto al movimento dell'oggetto. La forza d'attrito dinamico si calcola con il coefficiente d'attrito dinamico, che è la nostra incognita, per la forza normale che schiaccia l'oggetto contro il piano. Questa forza normale è la somma di queste due, perché entrambe si sommano e schiacciano l'oggetto contro il piano facendo aumentare l'attrito. Finora abbiamo fatto l'analisi di tutte le forze. L'abbiamo fatta perché dobbiamo applicare la legge di Newton, forza totale uguale m per a. La legge di Newton è una legge fisica vettoriale, quindi scomponiamo anche la legge di Newton nelle sue componenti, quindi la legge di Newton lungo la direzione parallela al piano, questa, e la legge di Newton lungo la direzione perpendicolare al piano, quest'altra. Ma in direzione perpendicolare al piano non c'è forza totale, perché abbiamo detto poco fa che la forza vincolare fatta dal piano annulla la somma delle altre due forze che cercano di sfondare il piano. Quindi in direzione verticale, cioè perpendicolare al piano, non c'è forza totale, non c'è di conseguenza neanche accelerazione.
lungo la direzione perpendicolare. Vuol dire che questo oggetto potrà andare a destra e a sinistra, ma non potrà andare su e giù, cioè non potrà staccarsi dal piano né sfondarlo. Allora l'unica componente dell'equazione di Newton, della legge di Newton che ci interessa, è la componente lungo il piano inclinato, quindi questa legge di Newton, dove noi già conosciamo l'accelerazione 0,25 metri al secondo quadrato è l'accelerazione dell'oggetto che risale lungo il piano. La forza totale in direzione parallela è la somma vettoriale di queste tre forze che vanno in questa direzione parallela, che sono questa con il segno positivo, perché l'oggetto risale, quindi noi scegliamo convenzionalmente con il segno positivo ciò che va a destra. Questa con il segno positivo meno le altre due con il segno negativo. Quindi forza parallela meno forza peso parallela e meno la forza d'attrito dinamico, uguale MA. Ho scritto A invece che A parallelo per semplicità. È questa accelerazione qua. La nostra incognita sta nella forza d'attrito dinamico, infatti ricordiamo che l'incognita è il coefficiente d'attrito. Perciò dobbiamo ricavare la forza d'attrito dinamico. Siccome qua è negativa, la portiamo di là, la isoliamo a destra. Forza d'attrito dinamico a destra sarebbe Kd per la forza normale, a sinistra invece rimane forza parallela meno forza peso parallela e meno MA che va a sinistra. Infine ricaviamo il coefficiente d'attrito dinamico dividendo questa quantità, questa qui, diviso la forza normale. A questo punto abbiamo la formula risolutiva, questa è la nostra incognita, basta sostituire i numeri, quindi forza parallela è questo valore qua, meno forza peso parallela è meno questo valore qua, meno MA sarebbe meno 15 kg per l'accelerazione. E diviso la forza normale, abbiamo detto prima che la forza normale è la somma di queste due che schiacciano l'oggetto contro il piano, e la somma di queste due al denominatore, facendo tutto quanto il calcolo, viene 0,65.